andare in visita ufficiale nei comuni è un dovere, prima ancora che un piacere, perché abbiamo bisogno di far sentire vicino concretamente le istituzioni e quella della regione in modo particolare. Non auguro a nessuno di poter fare il sindaco in un contesto difficile come questo, se non con la vicinanza di tutti, anche delle forze di opposizione, se la loro attività è improntata a unire ciò che serve e non a dividere. Credo che la Regione Siciliana abbia dato concreta testimonianza di vicinanza agli enti locali e vorrà continuare a farlo fino all'ultimo giorno di questa legislatura. Racalmuto, come tutte le aree interne, merita attenzione. Qui c'è già la materia prima, non c'è bisogno di inseguire i miracoli, si tratta soltanto di trasmettere sentimenti di speranza e di valutare la priorità dei temi. Egli ha interpretato il pessimismo di una Sicilia che conosceva fra le pieghe della rassegnazione, della sofferenza, del sacrificio. Io credo che oggi si stia realizzando a Racalmuto una iniziativa di grande significato, soprattutto perché sostenuta dai cittadini emigrati, quindi un valore legato anche al radicamento e al significato della identità.